Se il tuo hobby è scherzare con i tuoi amici, allora sbrigati a scoprire nuove idee. Della pancetta al posto della gomma da masticare, un pompelmo con una linguetta e un coltello in un telefono. Guarda questi e altri scherzi nel nostro nuovo video. Pranzerò all'aria aperta. Cosa ci può essere di più delizioso di un hamburger succoso? Apro l'involucro. Il primo boccone è il più dolce. Ops, è davvero dolce! È una torta, taglia del pan di Spagna per modellare un cilindro. Taglia la parte superiore per farla sembrare un panino. Taglialo in modo da ottenere tre strati. Dividi la pasta di zucchero bianco in quattro parti. Colora la parte più grande con del colorante alimentare per ottenere il colore del panino. Mescola giallo, rosso e marrone. Colora le parti più piccole di verde, giallo e rosso. Stendi il pezzo più grande di pasta di zucchero. Cospargilo di volta in volta con l'amido. Metti gli strati di mollica e taglia la pasta di zucchero facendo un margine di un pollice intorno ai bordi. Avvolgi i dettagli di mollica. Taglia le fette di pomodoro semicircolari dalla pasta di zucchero rossa. Crea triangoli di formaggio dalla pasta gialla. Taglia la pasta verde a strisce con bordi irregolari. Crea i bordi ondulati della foglia di lattuga usando una cannuccia. Ora realizza l'hamburger. Inumidisci la pasta di zucchero sullo strato inferiore con dell'acqua. Attacca le strisce di lattuga. Metti i pomodori e formaggio in cima. Metti del latte condensato sul centro dello strato. Posiziona la parte centrale. Coprila con il latte condensato. Realizza la parte superiore del panino come quella inferiore. Copri l'hamburger con la parte superiore. Distribuisci un po' di colla alimentare o gelatina e acqua sulla parte superiore dell'hamburger e cospargi dei semi di sesamo. Un hamburger di pasta di zucchero non era quello che mi sarebbe piaciuto avere per pranzo. La mia amica mi raggiunge con un drink fantastico. Sembra che facciano succo di agrumi fresco direttamente dentro un pompelmo. Taglia una lattina e versa la bevanda. Rimuovi accuratamente la linguetta di apertura in modo da non tagliarti. Traccia il contorno su un pompelmo. Disegna un cerchio più piccolo all'interno. Taglia un buco e scava la polpa. Versa il succo d'arancia nel pompelmo vuoto. Pulisci e fissa l'apertura della linguetta. Emma apre la sua lattina di pompelmo. Prendi le cannucce e goditi il succo. La mia amica non riesce a trovare la gomma da masticare dopo pranzo. Le do la mia. Eccola! Scarta una gomma da masticare. Metti la striscia di gomma su una fetta di pancetta e taglia lungo il bordo. Tampona la striscia di pancetta con un tovagliolo. Avvolgila nella carta al posto della gomma. Inserisci la striscia di pancetta nella confezione e chiudila. Emma scarta una gomma da masticare, ma trova un pezzo di pancetta invece della gomma. È un bonus per il pranzo! La mia amica prova a restituirmi il bacon. No, grazie. La pancetta fa alzare il colesterolo. Emma spera che ci siano altre gomme da masticare. Certamente no. Penso che per la rossa sia più importante il suo telefono degli amici. Ogni volta che voglio dirle qualcosa, si distrae con il telefono. Non ne posso più. È ora di darle una lezione. Non avrebbe dovuto lasciare il suo telefono incustodito. Realizza la sagoma di un coltello usando un modello di cartone. Fai un taglio obliquo sul centro della lama. Avvolgilo con alcuni strati di alluminio. Taglia l'eccesso. Incolla a caldo i bordi. Avvolgi una parte della lama sull'impugnatura con un foglio di alluminio e fissala allo stesso modo. Realizza il manico del coltello con dell'argilla morbida avvolgendo il cartone. Applica la colla a caldo sulla lama. Attendi alcuni secondi e fissala allo schermo. Attacca la seconda parte del coltello sul retro del telefono. Attiva l'app Schermo Rotto. Il nome della scultura è Un telefono pugnalato.
Ma il telefono è sano e salvo, è stato solo uno scherzo. Emma sembra astuta, sta tramando il crimine perfetto. I protagonisti sono del nastro e un pastello a cera. Srotola del nastro. Avvolgi tutti i mobili nella stanza, compreso il camino, le poltrone e il tavolo. E porta via l'orso di peluche. La rossa entra nella stanza. Cos'è successo? Perché il soggiorno sembra una scena del crimine? Oh no, il mio orsacchiotto! La rossa corre verso la sagoma del corpo dell'orsacchiotto. Chi potrebbe mai fare questo? La vita è così crudele, il mio orsacchiotto era così morbido. Ed ora come vivrò senza di lui? Ti vendicherò, piccolo mio. Mi intrufolo silenziosamente e metto un finto rossetto nella borsa da trucco della mia amica, mentre lei sta chattando sul suo telefono. Taglia una candela rossa per adattarla alle dimensioni di uno stick per rossetto vuoto. Taglia la fine della candela in modo che si adatti al contenitore. Sciogli un po' la candela e mettila nello stick. Finalmente Emma mette via il telefono e vuole sistemarsi il trucco. Tira fuori il rossetto. Cos'è? Perché questo rossetto non funziona? E perché c'è uno stoppino? Ora ha senso. La rossa si è vendicata. Allora accenderò la candela. Lavarsi i denti è un'ottima abitudine. Prendo uno spazzolino da denti. Mi sta sorridendo? Taglia le setole da un vecchio spazzolino da denti. Taglia a metà una gomma a forma di denti e attacca la metà dei denti gommosi allo spazzolino usando della colla commestibile. Non è uno spazzolino da denti, è una dentiera. Deve essere una collezione speciale per i vampiri. Darò ad Emma un dentifricio speciale. Si leccherà i baffi come un gatto col latte. Taglia il fondo di un tubo di dentifricio ed estrai la pasta. Pulisci il tubo e riempilo di crema. Avvolgi il taglio con della carta da forno e sigillalo usando un ferro da stiro. Ancora addormentata, Emma mette il dentifricio sullo spazzolino. Ops, questa pasta sa di latte! È per bambini? Bene, la rossa sta per truccarsi. È tempo di intrufolare i miei prodotti di bellezza speciali. Metto rapidamente un ombretto brillante e un mascara flessibile nella sua trousse per il trucco mentre è impegnata a rispondere ai suoi messaggi. Metti della tempera in una palette vuota. Pulisci la palette con un cotton fioc. Prendo l'ombretto con il pennello. Cos'è? Ombretto liquido? È tempera! Bene, allora farò un selfie per la mia pagina di Instagram con l'hashtag scherzo della mia amica. Va bene, abbiamo messo via l'ombretto. L'unica cosa che resta da fare è definire le mie ciglia. Taglia l'applicatore di un mascara usato. Quindi taglia il pennello. Attacca del filo nero elastico sottile al tappo. Fissa il pennello all'altra estremità del filo. Inserisci il filo nel tubo. Apro il mio mascara. Ops, questa è sicuramente opera di Emma. È una professionista quando si tratta di inventare nuovi trucchi. L'ombretto per dipingere, il mascara elastico. Sembra che oggi non riesca proprio a truccarmi. La rossa vuole preparare una torta. Secondo la ricetta ha bisogno di un uovo. Ma ho intenzione di intrufolare un uovo deposto da una strana gallina. Agita bene un uovo, in modo che il bianco e il tuorlo si mescolino all'interno. Fora il guscio con un ago grosso. Aspira parti della miscela di albume e tuorlo in una siringa. Quindi riempi la siringa con dell'aria ed inseriscila nell'uovo. La miscela esce sotto la pressione dell'aria. Assicurati di farlo gradualmente, in modo che la pressione non rompa il guscio. Lascia asciugare l'uovo vuoto per 24 ore. Mescola piccoli granelli di diversi colori. E riempi l'uovo vuoto usando un cono di carta. Incolla a caldo il buco, dipingilo per nasconderlo. Segua la ricetta. Rompo un uovo sopra l'impasto. Improvvisamente esce dalla granella colorata. Una meraviglia della natura. Puoi decorare la tua torta prima che sia cotta. La mia amica sogna di avere un portatile Apple. Il MacBook è il suo santo graal. So come far avverare i suoi sogni velocemente. Mordo una mela. Utilizzo del nastro biadesivo per fissarla ad un laptop.
trasformo un normale laptop in un portatile Apple con un leggero movimento dei miei denti. Oltre a questo, la scorta di vitamine sarà sempre a portata di mano. Ma sembra che a Emma questo tipo di personalizzazione non piaccia. Ti sono piaciuti i nostri scherzi? Scrivi nei tuoi commenti quali userai per fare scherzi ai tuoi amici. E non dimenticare di mettere il pollice in su, iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella per non farti scappare nuovi e divertenti scherzi sul canale Trum Trum.